Le scoperte scientifiche sono un punto di partenza per nuove scoperte. Parole di Antonino Zichichi, il celebre fisico e divulgatore che ha dato un contributo fondamentale nello studio delle particelle elementari e fondato Edice e il Centro Majorana. È intervenuto a Cassino per partecipare al convegno sulla scienza per la pace e al meeting sui giovani e la scienza. Ma sempre meno ragazzi si appassionano alla ricerca e alle scienze. Come si fa allora a sperare che questa passione arrivi fino a loro? I giovani, quando si parla di quello che è stato fatto 100 anni fa, 200 anni fa, si annoiano. I giovani vogliono partecipare a veri esperimenti e desiderano imparare a costruire strumenti che sono alle frontiere della tecnologia moderna. Cassino è la città dell'abbazia, nota in tutto il mondo perché faro della fede, ma si scopre fu anche presidio di scienza. Lì c'era un potente telescopio che a inizio Novecento veniva usato dai monaci per i loro studi, restaurato recentemente con il contributo della Banca Popolare del Cassinate. I benedettini avevano superato insomma l'eterno confronto fra scienza e fede. Se la scienza l'avesse scoperta un ateo, io dovrei stare zitto, e invece no, la scienza è nata nel cuore della cultura cattolica grazie a un individuo di nome Galileo Galilei. Il restauro è stato possibile attraverso l'intervento di BPC che, avverte il presidente, può rispondere alle continue domande di supporto alla cultura solo se anche il territorio fa la sua parte. Ritengo che la crescita culturale, la crescita scientifica, la crescita sociale sia anche una crescita economica. Noi come banca locale, come banca popolare del Cassinate, attenta al territorio, noi siamo fiduciosi che in un momento di crisi come l'attuale possiamo dare noi da Cassino una certezza che possiamo trovare quell'entusiasmo del dopoguerra riuscito agli italiani per ricostruire una nazione.